fissi nella legalità sotto tutti i profili. Non c'è un profilo dell'attività che abbiamo esaminato nell'amministrazione che rientri nei canoni della legalità, addirittura a partire dalle stupidaggini, le affissioni che poi stupidaggini non sono, per arrivare al CUA dove le compromissioni, le commissioni con elementi individuali e individuabili legati alle cosche mafiose sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo la ripresa dell'imputazione e del processo per il principale editore siciliano Mario Ciancio per concorso esterno per mafia, e dobbiamo ricordare che Ciancio era al telefono con Enzo Bianco a parlare di quello che gli premeva, e cioè il piano Stella Polare, il CUA, addirittura pochi giorni prima che Bianco diventasse sindaco. Poi immaginate di che cosa stiamo parlando, cioè la traccia che sta lasciando questa amministrazione in questa città in questo momento è una traccia di ritorno al passato, di ritorno alle mani sulla città dei poteri forti. Abbiamo cose incredibili, manifestazioni organizzate, vi ricordate quella con l'Empire, eccetera, addirittura marchiatamente proprio con gente che era già segnata dalla iniziativa dell'autorità giudiziaria come gestore di beni per conto di mafiosi, beni addirittura non sequestrati, confiscati, quindi in via definitiva. Abbiamo lo scandalo dei parcheggi della Playa assegnati prima a una società a cui è stato revocato l'appalto per assegnarlo a un'altra società, che la prima cosa che ha fatto ha messo dentro i classici soggetti che avevano sotto controllo, per conto della mafia, la Playa. E questa è una cosa incredibile, sono andati avanti senza nulla fare questa amministrazione, malgrado le denunce fatte. Quindi questi soggetti hanno gestito e controllato l'estate catanese senza che nessuno intervenisse, malgrado le denunce che ha fatto la stampa. Gravissima è la situazione del PUA e dell'AMT. Sul PUA voi sapete che c'era un'operazione scandalosa, perché un pezzo del piano Stella Polare, dei terreni che riguardano la più grande speculazione che interessa la città di Catania proprio negli ultimi 70 anni, addirittura era dei cittadini del comune di Catania e stava per essere svenduto nel silenzio complice di questa amministrazione per poche migliaia di euro. Un terreno valutato con perizia giurata davanti ai magistrati 2 milioni e mezzo di euro, e questo era una delle chiavi di volta dell'operazione PUA a Catania, che è saltata questa parte dell'operazione PUA. È stato colpito chi l'aveva fatta saltare: l'amministratore della liquidazione AMT, peraltro un sodale vicino a Bianco, che immediatamente diventa il nemico da abbattere. Ma non solo perché fa saltare questo pezzo importante dell'operazione PUA, ma anche per un'altra vicenda che avete sentito denunciare in questi giorni: 47 milioni della gestione liquidatoria dell'AMT che sono stati trasferiti illegittimamente al comune. Le dichiarazioni che ha fatto il nuovo liquidatore, messo là dall'amministrazione Bianco per sostituire quello non accondiscendente che c'era prima, fanno rabbrividire. Dice: no, ma io ho trasferito tutta la contabilità al comune, tanto è il comune che dovrà pagare i debiti. Risultato: sono arrivati 47 milioni di euro per chiudere i debiti pregressi della AMT. Qualcuno sta sperperando questi 47 milioni senza pagare i debiti dell'AMT, debiti che per dichiarazione dell'attuale liquidatore verranno posti a carico dei cittadini, quindi non verranno pagati con i 47 milioni di euro che sono arrivati per quel motivo, ma verranno messi in conto a tutti i cittadini per i prossimi anni. Come verranno messi in conto? Con un'operazione, perché ovviamente siccome qua in queste situazioni, quando noi pensiamo al disastro, non ci preoccupiamo, altri invece nel disastro vedono delle opportunità. L'opportunità qual è? Saccheggiare il patrimonio immobiliare del comune di Catania. Riempiamo di debiti il comune di Catania, perché si aggiungeranno anche questi 47 milioni di debiti. Evidentemente, se non vengono usati i soldi per chiudere i debiti, resteranno solo i debiti. Che cosa si fa? Si vendono i gioielli che appartengono ai cittadini di Catania, il Teatro Coppo, altre proprietà importanti, eccetera. C'è in atto una spoliazione di tutto quello che ha
abbiamo già chiesto in commissione antimafia e a breve ci sarà l'audizione del prefetto, non del sindaco di Catania Bianco, perché è inutile, l'abbiamo convocato in commissione antimafia e ha mentito. Noi a farci prendere per il prefetto. Conto al prefetto e alle autorità giudiziarie preposte del perché non intervengono malgrado tutti questi indizi gravi, precisi e concordanti che qualcosa in questa città sta avvenendo ed è poco chiaro e coinvolge soggetti pericolosissimi. Grazie. Vabbè, mi tocca concludere, anche se gran parte delle informazioni sono state date da i miei colleghi. L'evento di domani è molto importante anche perché, diciamo, saldiamo i motori per Italia 5 Stelle, che sarà la settimana ancora dopo a Palermo, il weekend tra il 24 e il 25. Ovviamente queste sono occasioni per conoscerci, per discutere di cosa si vuole fare, di quanto si è fatto finora e di ovviamente criticare i nostri governi, sia dal punto di vista cittadino, che regionale, che nazionale, non per partito preso, ma con documenti alla mano e facendo vedere che il lavoro che è stato fatto nelle nostre, per ognuno per le nostre competenze, è veramente tanto. C'è da dire che qua proprio molti ci accusano di non essere presenti, ma credetemi, Catania è molto molto difficile, è molto difficile anche riuscire ad avere semplici documenti, perché quando facciamo cessati hanno 30 giorni di tempo e se tutto va bene almeno 3 mesi passano, e dopo solleciti, dopo diffide, dopo una miriade di telefonate e cose varie. E soprattutto anche quando riceviamo i documenti, insomma, ci danno quello che vogliono darci, non, sicuramente assolutamente parziali, e quindi riuscire a individuare i punti critici o comunque ciò su cui vorremmo impostare le nostre denunce è veramente difficile. Anche a livello regionale e nazionale, se cerchiamo di fare delle interrogazioni, rispondono quando vogliono rispondere, se vogliono rispondere e come vogliono rispondere, quindi capite bene che dal nostro punto di vista è molto difficile operare, però di documenti che testimoniano, insomma, la nostra voglia di fare chiarezza, di proporre soluzioni e di fare, insomma, qualcosa per la nostra comunità, insomma, ce ne sono a bizzeffe. Sui documenti che abbiamo presentato sono tanti, ai banchetti e ai gazebo che saranno presenti domani ne stileremo un elenco che è solo parziale, perché poi per il resto c'è tanto non scritto, tra telefonate, tra email, tra incontri che si sono fatti. Comunque troverete tante cose. Sì, troverete il regolamento sulle commissioni consiliari, tutti gli atti, sì, anche perché, insomma, domani poi avremo modo di approfondire atti sul piano di utilizzo del demanio marittimo, sul PUA, l'ha detto Mario, Gettonopoli, ricordo che ora è nata un'inchiesta, sta andando a buon fine, diciamo, che è stato detto no all'archiviazione grazie a una denuncia del Movimento 5 Stelle, ed è stato un lavoro immenso quello di studio, di verbali anche là per ricevere e per farci mandare questi verbali. È passato più di un anno, però alla fine ce l'abbiamo fatta e diciamo che avevamo visto giusto. A proposito della situazione finanziaria del Comune di Catania, abbiamo proposto di conoscere l'esatta entità dei debiti fuori del bilancio e di rendere pubblico l'ammontare delle passività delle società comunali partecipate, e in particolare questo a proposito del discorso di municipalizzate di questo periodo. I verbali tra il Comune di Catania e la società Sidra che certificano la conciliazione dei debiti, i documenti relativi ai crediti e ai debiti delle bad company ant in liquidazione, l'ammontare del credito IVA del Comune di Catania e le motivazioni per cui non è stato mai chiesto il rimborso o la compensazione con la società Riscossione Sicilia
S.p.A. Di verificare la capacità del Comune di Catania nel recupero dell'evasione tributaria e un'ispezione da parte della Ragioneria Generale dello Stato per verificare l'intera gestione amministrativa contabile dell'ente Comune di Catania. Quindi, insomma, di chiedere controlli, insomma, ormai l'abbiamo fatto tante volte. Io concludo perché tutte le informazioni tecniche sono state date. Vi comunico che ci sarà anche una petizione che indirizzeremo al Consiglio Comunale, che si intitola Bianco Dimettiti, così come abbiamo sempre detto, come avete potuto vedere anche dai nostri striscioni nelle varie manifestazioni, perché crediamo che questo trio, a partire da Catania, quindi Bianco e poi Regione, Crocetta e Renzi, nonostante la festa dell'unità o della nullità o quello che vogliamo, come la vogliamo chiamare, stiano distruggendo la nostra terra, governano a tutti i livelli e vengono qua a parlarci, a proporci soluzioni come se non governassero, quando in realtà se avessero voluto risolvere i problemi, insomma, della Sicilia o di Catania l'avrebbero potuto fare benissimo in questi anni. Quindi ci sarà un banchetto in cui ci sarà anche questa petizione, vi invito a firmare tutti. Grazie.
è prevista. No, non credo che è prevista, no. È tardi anche per il lavoro che fanno. Io vorrei un attimo rispondere. Rispondere alla domanda. Tu hai detto non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Su Catania non c'è nessuno. Allora io partiamo da qua e in questa sede voglio lanciare un appello ai cittadini cataresi che in questi anni hanno subito e continuano a subire amministrazioni fallimentari. E allora qua noi dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare e che cosa vogliamo far diventare e come vogliamo far diventare la nostra città. Se deve essere un comune in dissesto, perché praticamente è un comune in dissesto, no? In effetti, con i debiti che ha, o se vogliamo andare a costruire un tipo di città diversa. Non un tipo di città dove si spendono 400.000 euro per una pista ciclabile che non serve a nessuno. Non serve a qualcuno. No, fatta male, fatta male. Serve a qualcuno che ha i partiti. Ma una città che inizi a pensare davvero, non una città dove si aumentano appunto, mi è fatto venire in mente, i parcheggi. A pagamento. A discapito di nessun servizio. O una città dove il cittadino catanese può vivere. Allora, per fare questo serve un movimento politico che si intesta e che voglia fare davvero, davvero cambiare le cose, e questo noi lo abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando soprattutto nei posti dove governiamo, pensiamo a Ragusa, in Sicilia, o pensiamo ad Augusta, dove comunque si sta cercando di portare avanti il tipo di amministrazione diversa. Lo dimostriamo portando avanti dei programmi coerenti, lo dimostriamo e lo iniziamo a dimostrare occupandoci ora, prima e ancora di più in futuro della nostra città, ma se i cittadini catanesi non si svegliano, se i cittadini catanesi non si attivano un pochino, e allora noi saremo costretti a subire. Allora là le cose si cambiano se tutti insieme si decide di cambiare. Allora se si decide di cambiare, se si rifiutano amministrazioni come quelle che abbiamo avuto fino adesso, realmente cambiamo le cose. Il Movimento 5 Stelle c'è, il Movimento 5 Stelle è forte, il Movimento 5 Stelle non ha paura di nessuno, e allora noi da qui possiamo iniziare e da qui lanciamo un appello ai cittadini catanesi. C'è la stampa, vi do una notizia di anteprima, forse che non è uscita, che mi è arrivata stamattina. Un'altra delle belle manovre antimovimento che qualcuno si ingegna alla regione siciliana. Invece di migliorare la legge elettorale siciliana che ci ha dato diversi sindaci senza maggioranza in consiglio, hanno peggiorato la legge esistente in modo da prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio si possa mandare a casa, Marco senti questa che è simpatica, il sindaco prima del limite dei 2 anni previsti dalla legge, quindi subito. Questa cosa, e questa è la cosa che non sapete, è stata asseverata da un parere ad hoc che pare essere stato redatto dalla regione e che sta uscendo stamattina e che verrà subito utilizzato a destra e manca per levare i sindaci scomodi. E voi sapete che prima di 2 anni il sindaco non si può sfiduciare. Bene, alla regione hanno architettato come fare. Basterà non approvare il bilancio e lo mandano a casa. Quindi voi vi rendete conto che mentre c'è chi lavora per risolvere i problemi dei cittadini, ci sono altri che lavorano come disarticolare tutto il sistema e come creare ulteriori danni ai cittadini. Quindi fra poco penso che vedremo delle belle, perché dai bonus che mi sono arrivati, ovviamente quando tu metti in mano a delinquenti un'arma, non è che la utilizzano solo dove vuoi tu. Il primo che verrà fucilato probabilmente non sarà un 5 Stelle, come ne vedete delle belle. Ma a casa fuori sindaco anche il mio consiglio. Questo dobbiamo vedere, però non me l'hanno raccontata questa circolare criminale. Va bene.